a seconda della razza, che sarebbe livello modello, e anche a seconda dell'età, perché c'è l'età della socializzazione che va dai 2-3 mesi, c'è l'età dell'orientamento gerarchico. Queste cose, per quanto riguarda il tartufo, noi abbiamo inventato un percorso crescita, cioè un cucciolo dai 3-4 mesi, che poi in realtà ce lo siamo inventati ispirandoci a quello che già viene fatto per i non vedenti, perché non vogliamo neanche farci carico di una cosa che non è nostra totalmente. Noi abbiamo girato sul tartufo delle razze molto accese, sono le prove di Spring in Spagna, e come si sa benissimo che se in quell'età non li avete fatti socializzare, senza socializzarli alla caccia, la situazione alla caccia tecnicamente, quindi sia del volatile che del pelo, e contemporaneamente orientati sul tartufo, se noi andiamo orientati saranno sul tartufo fino a 6-7 mesi ci darà retta, poi acquisterà più autostima, se non l'abbiamo assolutamente alla caccia se ne andrà a caccia in linea generale. Quindi il percorso crescita noi di solito facciamo 3 settimane dai 3-4 mesi consigliati, dove il cane, oltre che il tartufo, oltre che la macchina, si creano le fondamenta in generale su tutto. Poi riconsigliamo di intorno ai 4-5 mesi, in un periodo dove abbiamo possibilità di trovare tartufi, a seconda del periodo, di riportarlo e fargli fare almeno una settimana, dove veniamo aiutati anche da dei cani tutor, che sono cani bravi, lenti, tranquilli, che non hanno alcun bisogno di abitudine, perché un altro metodo di apprendimento del cane è il fenomeno chiamato mimesi, cioè l'imitazione.